Allora, quelli che io vi ho mostrato in forma implicita erano dei bilanci idrologici. L'idrologia si può ridurre a che cosa? Al bilancio di massa d'acqua, e sarebbe meglio tenere in considerazione anche il bilancio di energia, i flussi di energia. Perché un termine in particolare, che è quello dell'evaporazione, della respirazione, del bilancio idrologico, dipende in misura diretta dal bilancio di energia, e connette i due termini. Poi ce ne sono anche degli altri, perché per esempio se noi pensiamo che la precipitazione cade sotto forma di neve o sotto forma di acqua, anche questa è legata al bilancio energetico, in particolare alla temperatura della precipitazione. Quindi il bilancio energetico, anche se tradizionalmente è trascurato, in ciascuno dei libri di testo che io vi ho mostrato prima non viene quasi mai menzionato il bilancio energetico in sé, ma ha influenza su tutti gli elementi e i flussi del ciclo idrologico. Che cos'è un bilancio? Come si fa un bilancio? Bisogna avere un volume di controllo. Qui è disegnato come forma di un parallelepipedo, però vedete che all'interno del volume di controllo io ho messo una realtà estremamente complicata, di cui noi fondamentalmente ce ne importa il giusto. Cercheremo di semplificare al massimo quella realtà che sta dentro, oppure di andare poi man mano ad aprire. Quindi abbiamo un volume e abbiamo le unità metriche per misurare questo volume. Abbiamo sicuramente un orologio, perché il bilancio varia nel corso del tempo. E quindi queste sono le prime due indicazioni. Di che cosa? Una volta che abbiamo stabilito il volume, abbiamo stabilito le sue superfici, e esattamente come voi avete imparato a fare in vari corsi elementari, il bilancio tratta della variazione di una quantità all'interno del volume di controllo nel tempo, e consiste nel calcolare la variazione di quello che avviene dentro uguale a quello che entra meno quello che esce, se la quantità è conservata. Se la quantità non è conservata, ovvero può non essere conservata, la massa, perché la massa per esempio di acqua si trasforma in ghiaccio, allora se noi distinguiamo acqua e ghiaccio, la massa di acqua liquida potrebbe non essere conservata, ma se consideriamo la massa totale, questa è conservata. All'interno di questo volume di controllo noi abbiamo vari elementi, solitamente la superficie del terreno, che comprende un po' di atmosfera, una zona superficiale del terreno che può essere satura o insatura. Il terreno è un mezzo poroso, ha dei pori, se questi pori sono completamente riempiti d'acqua si dice che il terreno è saturo. Andremo nel dettaglio a capire cosa significa il terreno saturo. Abbiamo una zona satura, che è quella sotto, che è quella dove ci sono le falde. Il bilancio qui dice che delta S, vediamo se ho messo, no, delta S, che è la variazione di acqua all'interno del volume, è uguale a che cosa? La precipitazione che cade, P, meno il deflusso di acqua che percola nel profondo, che va verso il centro della Terra e comunque esce da questo volume di controllo qua. In realtà abbiamo, quello è un deflusso verticale, abbiamo un sacco di deflussi che si chiamano deflussi laterali, perché non avvengono necessariamente in modo orizzontale, ma avvengono generalmente su dei pendii, per cui sono comunque, ma non sono verticali. E qui abbiamo un deflusso superficiale, quello che ho chiamato Q, un deflusso nella zona insatura QS e un deflusso nella zona satura QG. Generalmente questo QS è piccolo, l'acqua nelle zone insature si muove poco, ma questo lo andremo a verificare
con grande dettaglio. Quindi il nostro bilancio intanto si è trasformato. Beh, si è trasformato prima qua, vedete, P meno QG meno QG piccolo meno QS meno QS. Sto semplicemente facendo una somma algebrica. Nel momento in cui io vado a considerare anche l'evapotraspirazione, cioè l'evaporazione delle piante, l'evaporazione delle superfici liquide e così via, e dei suoli, tolgo un altro termine che chiamo IT e poi moltiplico tutto per delta T. Questo è il bilancio idrologico. Il nostro corso fondamentalmente è calcolare questa cosa qua, perché ovviamente ciascuno di quei termini non è proprio così banale da determinare in modo quantitativo. Sopra vedete che su EP ho aggiunto un sacco di termini, perché ho l'evaporazione delle superfici liquidi, Q doppio, l'evaporazione dei suoli, S, l'evaporazione della vegetazione e l'evaporazione QP, che non mi ricordo più che cosa avessi in mente in quel tempo, però la si può scomportare in varie parti. Ciascuna di queste parti ha una dinamica che è fondamentalmente diversa, anche se finora poco distinguibile. Eccoli qui, deflusso sotterraneo, variazione di volume nell'acqua del suolo, intensità di precipitazioni, intensità quindi chilogrammi al secondo, dopo noi parleremo di metri cubi al secondo quasi sempre perché intendiamo che la densità dell'acqua sia più o meno costante, che non è vero, però diciamo che l'evapotraspirazione, il deflusso superficiale e il deflusso dei suoli e l'intervallo temporale. Questi sono tutti gli elementi del ciclo idrologico che noi dobbiamo considerare. L'effetto strano è che però, come è fatto questo volume di controllo? Il volume di controllo nelle lezioni che abbiamo visto prima era tutta la superficie terrestre. Avevamo messo il nostro volume di controllo, era una sfera concentrica alla nostra Terra. E questa sfera concentrica non l'avevamo pensato, ma era così. Qui invece il nostro volume di controllo, per la maggior parte del corso sarà così, sarà un bacino idrografico, che qui è delineato in questo modo. Vedete, la superficie superiore del bacino idrografico ha una certa complessità. Adesso non mi ricordo che bacino questo, mi pare sia il Vadugna, che si trova in Valle Rendena. E vedete tracciata l'evapotraspirazione, che però avviene su una superficie molto corrugata. Ci sono lo stesso le precipitazioni, il rapporto tra lui e quindi noi dovremmo imparare anche a trattare questi elementi, questi volumi di controllo che sono complessi, che sono i bacini idrografici. Altri esempi sono questi. Il tipo di bilancio che io vado a scrivere dipende da come disegno il mio volume di controllo. Questo per esempio è un volume di controllo che comprende degli alberi, un pezzo di falda, uno substrato roccioso sotto che assume impermeabile e sopra c'ho delle falde. Qui c'ho dentro anche un flusso dalla falda superiore alla falda inferiore, ma siccome è tutto interno al il volume di controllo non ne tengo conto. Invece quello di cui tengo conto sono i deflussi laterali delle falde, QG, il volume superficiale che esce ortogonale in questo caso alla slide, e i flussi evaporativi che escono in questa direzione, naturalmente la precipitazione che viene da fuori. Però potrei prendere anche delle zone più piccole, allora se considero quelle zone più piccole, vedete improvvisamente nel volume di controllo a destra ho anche un tipo di infiltrazione dalla falda superiore a quella inferiore di cui devo tener conto, e quindi mi compare o scompare un termine anche a seconda di come scelgo il volume di controllo. Posso scegliere come volume di controllo anche la superficie superiore dell'atmosfera, e in questo caso il bilancio è un po' diverso, perché qui ho sicuramente le acque superficiali che mi escono dal volume di controllo.
ho però anche una parte di, se io penso all'acqua come bilancio, ho anche dell'acqua che mi arriva dentro per, come umidità di avvezione, o mi esce, non lo so a priori, devo fare i calcoli per capirlo. In questo caso questo HW è il flusso avvettivo di umidità. Questa è l'evapotraspirazione, che sempre insiste sul sistema. Il bilancio, scrivendolo in formule, il bilancio idrologico della parte superiore di atmosfera probabilmente è diverso. Qui l'ho chiamato delta W, il bilancio di umidità nella parte appena superficiale dell'atmosfera, che cosa è uguale? Beh, ha come positiva in questo caso l'evapotraspirazione, perché in questo caso l'evapotraspirazione dai suoli e dalle piante va dentro nell'atmosfera, quindi è positiva. Ha la quantità di vapore per avvezione, HW, che può essere in realtà positiva o negativa, non lo so a priori, devo fare i calcoli per capire. C'è la parte di deflussi superficiali e la parte di deflussi sotterranei. Ancora, questi sono, io sto dando il nome alle cose, ma ancora non li so calcolare. Nelle prossime lezioni noi, cioè nelle prossime, ci vuole un po', andremo a calcolare, a capire come si calcolano questi termini del bilancio. Vediamo anche che cos'è il bilancio di energia, e quando finiremo il bilancio di energia poi ci fermiamo qua, anche se mi sento già indietro nel... Allora, bilancio di energia, come si fa il bilancio di energia? Si fa esattamente come il bilancio di massa, solo che la quantità che entra e che esce o che, di cui viene fatto il bilancio non è più massa ma è energia. Einstein direbbe che è la stessa cosa, E uguale a mc quadro, ma per noi, poveri idrologi, sono due cose separate, però entrambe si conservano, sia la massa che l'energia. E quindi, intanto abbiamo la radiazione solare. Sulla radiazione faremo una bella lezione, poi saprete calcolarla bene anche la radiazione. La radiazione avviene su tutto uno spettro di lunghezze d'onda che fanno sì che noi vediamo i colori, ma fondamentalmente dal punto di vista idrologico si divide in due grandi bande: la luce visibile, che è la luce appunto che noi vediamo arrivare dal sole, e la luce infrarossa, che è quella emessa dalla superficie della Terra. Ogni corpo emette radiazione, energia radiativa, in funzione della propria temperatura. È la legge che si chiama di Stefan Boltzmann, che andremo a vedere. Siccome la Terra è molto più fredda del Sole, la luce che emette la Terra ha frequenza molto più bassa della luce emessa dal sole. Il calore lo sentiamo con la pelle, la radiazione solare diretta ad onda corta la vediamo con gli occhi. Nel bilancio di energia abbiamo anche la precipitazione. Perché? Perché anche se vi ho detto che per noi non è uguale ad mc quadro, cioè è uguale ad mc quadro, ma ogni corpo porta con sé una energia in funzione dello stato in cui si trova, si chiama in genere calore latente, viene definito, no? Quando io butto una massa d'acqua su un cubetto di ghiaccio lo posso far sciogliere. Cos'è che lo fa sciogliere? Lo fa sciogliere l'energia interna dell'acqua. Quindi ne dobbiamo tenere conto nel bilancio, non è sempre significativo, ma dipenderà dal problema di cui ci occupiamo. Abbiamo due forme di calore latente che escono. Cioè abbiamo una forma, cioè niente, cancellate. Il calore latente che esce dal nostro sistema è l'evaporazione e la traspirazione, tutti i termini che
che sono chiamati colletti. Abbiamo un'altra forma di scambio di calore, che è lo scambio di calore sensibile. In questo caso è scambio di calore che avviene per conduzione e per convezione, per effetto della differenza di temperatura della superficie terrestre e dell'atmosfera. Con questa addizione, che è un po' ottocentesca, si chiama calore sensibile, a differenza dell'altro che si chiama calore latente. E io userò questi termini anche appunto se fanno riferimento in realtà a teorie scientifiche termodinamiche che non sono propriamente coerenti con la visione che abbiamo della termodinamica in questo momento. Questo è il bilancio di energia, la variazione di energia all'interno di quel volume di controllo, che cosa è uguale in termini di sinistra? Beh, misurate in un intervallo temporale delta T. È uguale alla radiazione netta ad onde corte, perché bisognerà fare anche dei bilanci di radiazione, perché per quanto poco il mio maglione riflette radiazione, quindi la radiazione che ricevo in parte la rimando indietro, se no voi non mi vedreste. Radiazione meno la radiazione netta ad onde lunghe. Qui i segni meno sono messi, cioè io potrei mettere tutti dei segni più e considerare, diciamo, la somma algebrica e capire se sono positivi o negativi in funzione di quello che succede. Qui, quindi, se metto il segno meno, significa che io considero la radiazione ad onde lunghe positiva quando esce dal volume di controllo. H si chiama il calore sensibile, lambda e T è il calore latente ed è direttamente proporzionale all'evapotranspirazione, lambda è il calore latente di vaporizzazione, entalpia di vaporizzazione. G è il rilascio di calore per conduzione o convezione verso il centro della Terra. Qua dipende da come scelgo il mio volume di controllo, perché se vado molto in profondo, la Terra è un pianeta vivo ed emette radiazione, perché all'interno avvengono reazioni di tipo nucleare che producono un eccesso di calore che viene dissipato all'esterno. Quindi man mano che noi andiamo verso il centro della Terra, anche poi ci sono anche effetti termodinamici legati alla pressione, aumenta la temperatura. Però in genere, diciamo, se noi stiamo abbastanza sulla superficie, lo scambio con la parte profonda dipende dalle stagioni, può essere positivo o negativo. Questa appunto è l'entalpia di vaporizzazione che ho già detto. Direi che per oggi ci possiamo fermare qua.